bene, riduzione di anidride carbonica proprio perché non devo produrne in più, ma devo solo trattenerla nel mio materiale. Abbiamo parlato della resistenza al fuoco e dell'embodied energy. Qua questa, la dottoressa Granzotto ha fatto una tesi di un master in ICAT, che è il centro di tecnologie per la centro di tecnologie alternative in Galles, uno dei centri più importanti sulla ricerca delle tecnologie alternative, e ha studiato la mia casa. Ha preso la mia casa e ha preso una casa analoga, convenzionale. L'unica cosa che ha dovuto fare è togliere dalla mia casa e dalla casa convenzionale le fondazioni, perché io ho delle fondazioni convenzionali. Io ho una fondazione in cemento armato ventilato, e quindi chiaramente è una cosa uguale, dice, quella la tolgo. Prendiamo quello che c'è diverso, no? Quello che c'è di diverso, e facciamo una valutazione. Ha visto che la mia casa ha il 4% dell'embodied energy rispetto a una casa costruita con materiali convenzionali, quindi il laterizio, il cemento, il pacchetto isolante, e eccetera. E questo è stato argomento di discussione, perché io gli ho detto non ci credo, non è possibile. E dice, guarda, l'ho riprovato 4 volte, ho parlato con il mio relatore al centro, e l'abbiamo visto e rivisto, ed è proprio così. Dico, va bene, dico, questo mi fa piacere, ma mi sembra una bella differenza, cioè il 4% dell'energia utilizzata per una casa così rispetto a una casa convenzionale. Proprio oggigiorno che parliamo di problemi di energia, abbiamo sempre più importante il problema dell'energia, e il settore edilizio è energivoro forte, no? Quando diciamo, guardate che si può usare molta meno energia, adesso per carità non è che dobbiamo fare tutte le case in paglia, però sicuramente possiamo cominciare a cercare il modo di ridurre l'utilizzo e l'impegno dell'energia nella, e questo è una sfida per voi, nel senso che voi professionisti, tecnici, che è una bella sfida, insomma, cercare una sfida per il futuro sicuramente importante, no? E questa è la fondazione di casa mia, e quando abbiamo iniziato a costruire casa mia, io ancora non sapevo niente di casa di paglia, ne avevo sentito parlare, ne avevo vista qualcuna, ma non ero, non ero ancora appassionato. Quando ho visto come stavano lavorando, mi sono cadute le braccia e mi sono messo a studiare per cercare di capirne di più e cercare di capire. La prima cosa che poi, andando indietro, mi ha lasciato molto così, è che quando ho detto all'architetto che mi ha seguito il lavoro, ho detto, ma fondazione in cemento armato, dico, ma non possiamo trovare un altro modo? Non si può fare. E anche chi ha calcolato le fondazioni, palle di 50 cm, mi ha fatto di quelle travi rovesci, grandi così, su tutta la casa, perché questa fondazione può reggere, non mi ha neanche chiesto quanto pesa la casa che ci va sopra, non si è neanche preoccupato di, è vero che 8 anni fa magari era meno, però insomma, fatto sta che io le ho pagate queste fondazioni, e allora ho cominciato dopo, però ormai già le avevo, a dire, ma perché non si può fare diversamente? Ma tecnicamente non si può fare a meno del cemento armato? E allora ho cominciato a studiare, ma il cemento armato, quello che noi chiamiamo cemento, il Portland, il cemento Portland, quando è nato 100 anni fa, 120, 120 anni fa, e prima non si poteva costruire. Questa è la torre campanaria più alta d'Europa, sono 160 metri, vuol dire 50 piani di un condominio, d'accordo, quindi un grattacielo, non ha un grammo di cemento, perché è fatta 600 anni fa, e il cemento non c'era, però c'è. Questa è la più alta d'Europa, d'Italia, quella è d'Europa, questa è d'Italia, è comunque, questa sia 700 anni, è alta 40 piani e non ha un grammo di cemento.
attenzione, ogni ora subisce un terremoto, perché se voi salite sul campanile quando suonano le campane sentite la torre che fa così. Quindi oggigiorno, quando io ho a che fare moltissimo, io non progetto, io insegno e basta, però vi garantisco che moltissime volte quando insegno per l'ANAB, per l'INBA, quindi ho molti professionisti davanti anche, e quando dico benissimo, come possiamo fare? Non si può fare altrimenti. Dico, ma tecnicamente o per la normativa? Dice la casa, fai una soletta in cemento ed è fatta. Ecco, io la sfida che faccio sempre, io cerco degli ingegneri che si ingegnino per trovare delle alternative. È vero che il cemento è un gran comodo, perché il cemento è un gran comodo, è comodo da calcolare, è comodo da mettere in opera, eccetera, eccetera, però ci sono anche delle alternative. Qui c'era la calce, ci sono alcune cose, è vero che il cemento, senza il cemento non le posso fare, ma ci sono cose che col cemento non posso fare. Questo scherzetto qua, che si chiama Pantheon a Roma, è fatto senza il cemento, e col cemento non potrebbe star su, perché il peso e la tensione che ho in una cupola del genere, con il cemento non potrebbe starci. E non posso dire che, ovvero, oggigiorno probabilmente non è a norma, sicuramente voi ne sapete più di me qua, ma oggigiorno non sarebbe a norma costruire una cosa del genere, perché gli manca la struttura, gli manca non so che cosa, io non me ne intendo. Però la logica mia, da ignorante, è che se questo edificio, che è enorme, è la più grande cupola al mondo gettata, è lì da 2040 anni, quanto? Da 2040 anni, e ha subito uragani, alluvioni, incendi, terremoti sicuramente, due guerre mondiali con bombardamenti, di tutto di più, ed è ancora lì, e se voi andate a guardare non ha una crepa, dico, forse un pochino antisismico sarà, non lo so, io ce l'ho un po' su con questa antisismica, sembra che adesso siamo, e oltretutto quello che mi stupisce è che altri esempi che ci sono in giro, ma il vento che subisce un edificio del genere, una struttura del genere, no? Le sollecitazioni che subisce dal vento, che cosa sono? O questo ad esempio a San Marco, a Venezia, no? Sono situazioni, voi quando entrate in San Marco e guardate gli 8000 metri quadri di mosaico d'oro, non dorato ma è d'oro, perché i veneziani hanno rubato in tutto il mondo per farselo, io abito qua in provincia di Venezia, noi veneziani abbiamo rubato in tutto il mondo per farcelo d'oro e ce l'abbiamo fatta, ce lo finiamo. Però se voi guardate, se voi conoscete Venezia, il piano della basilica è chiaramente è in continuo movimento. Fosse costruita in cemento armato sarebbe già crollata, perché il cemento non asseconda questi micro movimenti come invece può fare la calce. E questa, diciamo, è un vantaggio. La calce è molto più complicata da lavorare, molto più impegnativa, bisogna sapere, bisogna fare, eccetera, eccetera, eccetera. Però con la calce riesco a fare certe cose che con il cemento non riesco a fare, e viceversa. Quindi cerchiamo di trovare il giusto posto ad ogni materiale. Una casa in Valle di Paglia è leggerissima, per cui ha bisogno di una fondazione semplicissima. Questa è un tipo di fondazione tradizionale. Io vi dico dal punto di vista tecnico quello che sarebbe necessario. Sappiamo poi che esistono le normative. Voi sapete che le normative non sempre sono basate su una norma logica, tecnica. A volte ci sono dietro dei chiari interessi magari, o delle situazioni, insomma, non è sempre così limpida la normativa per quanto riguarda la tecnica. Io vi dico quello che serve a una casa di paglia. Poi dopo possiamo cercare insieme di trovare delle soluzioni alternative, se lo vogliamo, a una fondazione più complessa come quella di casa mia, in cemento armato, eccetera, eccetera. Devo distribuire, devo pensare, io quando parlo di fondazioni nei corsi spiego che cos'è una fondazione. La prima domanda devo chiedere: a che cosa serve la fondazione? Le domande che mi fanno è: ma quanto fondo devo scavare? Dipende da che cosa devi costruire, dipende dove sei, le variabili sono tante e tali che devi valutarle.
perché se devi mettere una casa in bambù e carta di riso, probabilmente non ti serve una fondazione, probabilmente una tenda da campeggio non ha bisogno di una fondazione. Se vai a avere, se invece hai un carico concentrato in un terreno molto tenero, è chiaro che tu devi distribuire il peso, cioè voglio dire, ci sono dei ragionamenti che a volte sfuggono, invece io vedo molto spesso che c'è un po' di rigidità nel ragionamento, qualunque cosa tu devi costruire devi fare una fondazione così, punto. No, ecco, quindi cerchiamo di usare il buon senso, questo ci aiuta a lavorare in questa direzione. Le case di paglia sono leggere. Una cosa, adesso questa forse è anche troppo leggera, però voglio dire, qui è anche un po' un estremo e si può pensare a una cosa del genere. A me piace molto l'idea, ad esempio, di usare il gabbione, perché, ovvero della pietra sciolta. I gabbioni sono sufficientemente ingegnerizzati per poter essere utilizzati sotto una casa. Non sto parlando del grattacielo più alto del mondo, sto parlando di una casa che non pesa niente perché è in paglia, di un piano magari, una villetta di un piano, che quindi ha un peso ridicolo, su un terreno che può portare questo peso, però mi viene richiesta comunque la firma dello strutturista, giustamente, per... Ecco che secondo me il gabbione può essere una buona... È una fondazione ventilata e quindi asciutta. La fondazione in cemento non è tanto asciutta, perché mi ciuccia sull'umidità. A casa mia io ho dovuto mettere barriere contro barriere per tappare questa umidità che comunque il cemento mi porta su dal terreno. In questo caso io non ho mai l'umidità che mi sale sopra, perché chiaramente ho questa microventilazione che mi consente di avere le fondazioni asciutte. Non c'è niente di meglio per una casa di avere i piedi all'asciutto, è fondamentale. E quindi il gabbione è una cosa, una tecnica che può essere facilmente accettata anche dai tecnici comunali o dai genii civili della zona, che adesso non si chiamano più genii civili, in alcune regioni sì, in altre no, non lo so, però diciamo è una cosa, tengono sulle montagne, vuoi non tenere su una villetta o un piano in paglia? No? È una cosa, diciamo, facile. In Italia abbiamo la Maccaferri, che è leader mondiale per la produzione di gabbioni, produce gabbioni da più di mezzo secolo, per cui, voglio dire, potrebbe essere una buona alternativa a una fondazione più sana, sicuramente, a una fondazione convenzionale in cemento armato. Poi io ho anche tante altre idee, ma quelle le vediamo un'altra volta. Vediamo un po' le due tecniche. Allora, l'idea è, io vado avanti ancora mezz'ora se resistete, e poi se volete facciamo domande, non so, dubbi, perplessità, d'accordo?